e adesso ci godremo questo momento live di Caffè Latte. Guardo negli occhi e ci vedo tutto. Nudi imbarazzati come pazzi a cercarci in tutti i piani di tutti i palazzi. Nella testa luce e festa, che vedermi non ti basta. Sono sempre la stessa, sono sempre la stessa. Mi baci e si blocca lo stomaco, ma il letto mi è scomodo, scomodo. Quello che resta. Sembra sia finita la giostra, come gocce nel mio calice in tempesta. Mi giro di schiena, mi accarezzi la testa. Non sono una bambina, non voglio farti tenerezza. Mi fa incazzare da pazzi l'incertezza di guardarci, non saperci e chiederci un po' come sarebbe stato mai, mai, mai. E chiederci un po' come sarebbe stato se, 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 se. Mi baci e si blocca lo stomaco, ma il letto mi è scomodo, scomodo. Ti scopere ovunque, bevo troppo e vomito. Sempre e comunque faccio schifo, ma tu no. Gli attacchi di panico, le siga, non sto. Non reggermi la testa, la tua mano tra le gambe. Per quello che ordiniamo cinese, mangiamo nel letto dei tuoi. Nei posti di merda ci tornerei sempre, lo sai. Il futuro fa schifo, mi dici sparisco. Anzi, scuro il tuo Insta. Non ho bisogno di te, ti scopere ovunque. Bevo troppo e vomito. Sempre e comunque faccio schifo, ma tu no. Gli attacchi di panico, le siga, non sto. Non reggermi la testa, la tua mano tra le gambe. Per quello che basta, quello che resta, per quello che basta, per quello che resta, per quello che... Caffè Latte! Oh, grazie! Leonus, Marco Rosario! Bellissimo, raggiungimi! Ti riporgo questo, grazie, un altro applauso. Grazie a tutti di essere bellissimo. Stati qui. Grazie. Leonus, Marco Rosafio, Riccardo Zianna. Qual è stato il tuo tono di verde su TSO, che è il tuo ultimo brano? Cioè, qual è stato il guizzo che hai detto in un ambiente nuovo, tac, questo è il tono di verde? Ma in realtà io credo che TSO sia stato di per sé questa cosa. Perché tutto non è, il brano. Esatto, tipo un blocco unico, letteralmente okay. Un blocco unico, perché non è una canzone su cui ho effettivamente poi rimesso mano. Ho aggiunto in studio lo special, se devo essere onesta. Spieghiamo cos'è lo special. Lo special è quella parte di canzone che varia e di solito è collocato tra diciamo l'ultimo ritornello e il penultimo ritornello. Questo così potete fare dei fighi con i ragazzi, cioè, so cose. Però non c'è una regola in realtà. Quindi alla fine. Okay, certo. Qui in realtà ho detto una cosa senza motivo. No, perché? No, però ecco, è un blocco unico TSO. È anche diversa rispetto alle cose che stavo facendo ultimamente. Cioè, è diversa da Serpenti, da Sottovuoto, è diversa da Monfrère, è diversa dalle canzoni che usciranno nei prossimi mesi. Però era giusta lì. Cioè, non volevo rinunciare a quella canzone.
Dato che in passato ho rinunciato a una canzone molto simile a TSO sotto certi aspetti, che si chiama Menta, e forse tu l'avrai sentita, forse live una volta, perché live l'ho portata un paio di volte. Ecco, con Menta è successo questo, ho fatto passare il momento giusto e poi non è mai più uscita. Io penso non uscirà mai, forse sì, chi lo sa, però su TSO non ho voluto perdere quell'attimo e quindi ci siamo detti facciamola uscire. Ok, mi hanno dato l'ok per questa cosa, sono stata felice. Non era giusto farla uscire, ma era giusto per me. Quindi, infatti è giusto, perché per le dinamiche di mercato. Perché effettivamente ha un sound che ritorna un po' più al synth, quindi più simile alle mie prime canzoni. È molto pop, ha poco di R&B e invece ultimamente comunque sto su quella via. Sei stata R&Bgiante. Sì, diciamo, poi è un mix sempre di pop, trap, R&B. Però ecco, TSO è una costola staccata da tutto, però è giusta lì. Quindi sono proprio contenta di... Quindi è il tuo punto di vista. È il mio punto di vista.